Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio della Master League su PS6 Patch 2022 con il nostro Parma Calcio. In questo episodio andremo ad affrontare tre squadre ostiche, Bologna, Roma e Atalanta, tre squadre contro cui all'andata abbiamo perso, quindi veniamo da un filotto molto negativo, comincia a farsi pesante la situazione, andiamo a vedere anche prima di iniziare quello che effettivamente è la classifica. Siamo al nono posto, a meno 2 dall'Atalanta e a più 3 del Sassuolo. Ma insomma, siamo salvi, non dico matematicamente, ma siamo a più 17 dalla zona retrocessione, però il sesto posto, che era un bell'obiettivo, adesso è a meno 4, comincia a farsi difficile. Noi ci proveremo fino alla fine, buttiamoci questa prima partita contro il Bologna. Ok ragazzi, andremo con questa formazione. Stremer prende il posto di un Dragusin stanchissimo, mettiamo Molina anche se è abbastanza stanco perché credo che dobbiamo provare a vincerla questa partita contro il Bologna. Poi Yuga, Mark Lenders al posto di Ricci, anche lui molto stanco, Espimas e i Conei esterni, e davanti Castolo al posto di Hamsun. La stanchezza comincia a farsi sentire, non abbiamo, questo lo sapevamo, dei ricambi a livello dei titolari, quindi proviamo a fare del nostro meglio. Ventiduesima di Serie A Team, Bologna-Parma. Vediamo dov'è il Bologna in classifica, probabilmente è sotto di noi, ma non so di quanto. Così ci rendiamo anche conto. Allora, il Bologna è terz'ultimo, quindi è in piena lotta salvezza, è a più 2 sul Cagliari penultimo. Bologna che all'andata ci ha puniti e ha vinto in casa nostra. Cerchiamo di vendicarci, sarebbe il caso, visto che adesso cominciano effettivamente le nostre sconfitte ad essere tante in un campionato che sapevamo essere molto difficile con la nostra rosa, però in cui per un momento, anzi per più di un momento, è sembrato che potessimo effettivamente ambire a un risultato molto importante. Iconè per Yuga, che stoppa male ma riesce comunque a mantenere il possesso. Attenzione a Espimas che si fa vedere sulla sinistra. Espimas davanti alla porta, fermato Espimas! 1-0 Parma, subito Espimas era stato fermato con le cattive dai difensori del Bologna, che erano sicuramente in ritardo ma erano comunque riusciti in qualche modo a non far tirare Espimas. Si è creata un po' di bara onda anche con Koulibaly in mezzo, ma poi Espimas ha avuto la possibilità di tirare a porta completamente vuota. Vediamo che era proprio Teat, grande obiettivo del mercato invernale del Parma, che era andato in contrasto ed era riuscito comunque a fermare il nostro Espimas. E allora 1-0 Parma subito. Vediamo allora che il Parma ricomincia a costruire la sua azione. Molina subisce un fallo, adesso palla dentro di Molina, Castolo ancora non ci arriva, mannaggia a te Castolo, ma vai su una palla almeno. Fischia buon uomo. E allora sul risultato di 1-0, che poteva anche essere più largo, ma comunque qualcosa abbiamo rischiato, si chiude questo primo tempo, ben giocato comunque. Peccato che Castoro non riesce a prenderne una manco a porta vuota. Si riparte quindi dall'1-0 per il Parma, a casa del Bologna. Ricordiamoci sempre che ci aspettano due partite molto molto pesanti da un punto di vista atletico e quindi sarebbe molto importante fare turnover. Castolo allarga subito per Espimas rientra, il tiro a giro. Attenzione al grande stop di Arnautovic. Stremer con un guizzo riesce a chiuderlo di pochissimo. Palla dentro ancora per Arnautovic. Mamma mia che ha combinato Dodo. Mamma mia che ha combinato Dodo, e il drago Ivarov ci salva. Koulibaly prende compagni. Prova Ruskin, vediamo se c'è la palla lunga per Espimas, che dovrebbe essere in posizione regolare. Espimas fortissimo, ma troppo centrale, vediamo se riesce a ribadire di testa. Grandissima occasione per Espimas, che non è riuscito ad angolare il tiro. Dominguez a centrocampo, Soriano, pericolosissimo Soriano, anche Sansone sulla sinistra che vuole puntare, mette un cross dentro per Marco Arnautovic, che anticipa sul primo palo proprio Ceciu. Vediamo anche Merez se riesce a darci da qua alla fine del campionato un buon apporto a centrocampo, sarebbe veramente importante. Attenzione a Dodo, prova a darla dentro per Ordaz sul primo palo. Bardi, altro miracolo di un portiere contro di noi. Finisce il fallo e finisce qui.
finisce qui, vittoria importantissima per il Parma, gol al settimo di Esquimas, una partita solida con qualche disattenzione ma in cui potevamo sicuramente raddoppiare soprattutto nel primo tempo, secondo tempo molto bloccato. Ok ragazzi, possiamo buttarci in questa nuova partita contro la Roma, che in questo momento è seconda. Prima di iniziare vi faccio semplicemente notare che i nostri fondi sono sopra di 3.000, il che vuol dire che noi ora come ora potremmo investire 3.000 nel mercato, sono tanti soldi. Continuiamo così, è vero che non ci siamo rinforzati molto a gennaio, però insomma abbiamo creato una solidità finanziaria che ci può dare modo di investire tanto poi in estate. Andiamo alla prossima partita contro la Roma. Ragazzi, partita contro la seconda in classifica, noi ci schieriamo con una formazione abbastanza titolare, se non che entra Minanda al posto di Koulibaly che è molto stanco, e poi provo a mettere a destra Valeni perché vorrei un po' più di copertura rispetto a Molina che abbiamo visto essere in difesa abbastanza imbarazzante, quindi proviamo così, siamo contro una squadra molto forte che all'andata ci ha battuti. Parma-Roma, 23esima di Serie A. Una partita che può voler dir tanto per la Roma, che si sta giocando comunque il campionato. 9 punti di differenza tra le due squadre, con il Parma che è ottavo in questo momento. Ne vedremo delle belle. All'andata Tammy Abraham è stato devastante, ma questa è tutta un'altra, sarà tutta un'altra storia, perché ogni partita fa storia a sé, anche se la Roma è veramente forte e purtroppo Abraham gioca anche oggi. Daremo il massimo come sempre. E allora si parte. Ma sbattendogli la palla addosso, in pratica si era liberato. No, Dragusin! Cosa fa? Ma dove va? Ma dove va Dragusin? E c'è il gol della Roma. C'è il gol della Roma con Shomurodov. Ragazzi, veramente una roba incredibile. Guardate Dragusin che passa la palla sul nulla e se ne va. Dove va Dragusin? Scusatemi, ma dove, io voglio vedere dove caspita. Vado ad abbracciare Veretout. Il nostro romanticone Dragusin, da oggi lo chiameremo romanticone Dragusin, cioè non voglio manco vederlo il gol. Sei andato ad abbracciare Veretout, Dragusin, una roba incredibile, veramente. A volte mi chiedo come sia possibile che riusciamo comunque a non retrocedere dalla Serie A, credo sia un miracolo. Adesso Ricci, per Hamsun, gliela vuole restituire. Ricci, davanti alla porta, sbaglia, Minanda, traversa! Ma non è possibile! Ma non è possibile! Soprattutto il tapino. Adesso Hamsun palo! Hamsun palo, ragazzi, ma è incredibile. Sembra la finale del mondiale del 2006. Calcio d'angolo, palla dentro per Hamsun. Gol! Gol di Hamsun! Il vichingo! Il vichingo! Aveva preso un altro palo Hamsun, che poi si bugga a festeggiare contro il palo. Ormai siamo affezionati ai pali. E ora sì che esulta. 1-1. Aveva preso un altro palo Hamsun, incredibile, una traversa, poi un altro palo, poi avevamo preso un altro palo ancora, fortunatamente è entrata, perché sennò spegnevo tutto e me ne andavo. 1-1 Parma, meritatissimo. Ora Zaniolo con una grande giocata, vediamo Cristante, gestisce al limite dell'area la Roma, palla lunga per Pellegrini che può metterla dentro, Valeni, è il gol, ma è un fallaccio. Gol di Veretout, ma è un fallaccio sul Valeni. Ma no, dai ragazzi, ma ce ne stanno combinando di tutti i colori oggi. Ma scusate, ma l'ha falciato. È vero che ha preso la palla, ma è un fallaccio da dietro questo. Cioè, scusate, ma come fa a non essere fallo? Con Valeni che è davanti la palla e viene falciato da dietro. Questo a noi l'avrebbero fischiato ovunque, anche in mezzo al campo. E non è possibile così però, non è possibile. Cioè stiamo lottando contro la nostra scarsezza e contro gli arbitri in pratica oggi. E contro l'affetto anche di Dragusin, cioè una congiura. Calcio d'angolo per la Roma. Cioè quello
veramente che stiamo vedendo è incredibile. Non ho parole. Palla dentro per Zaniolo, gol. Difesa imbarazzante. Zaniolo solissimo. Non lo prende nessuno. Non lo prende nessuno. Non lo prende nessuno. Dragusin ne aveva due, poverino. Ma qua ci sono Ceciu e Ruskin che stanno andando a funghi. Cioè, veramente, ragazzi, ma come si fa a giocare così? Cioè, il gol di Veretout è incredibile, ragazzi. Cioè, quello era fallo e ammonizione, quantomeno. Invece gli ha dato il gol. Vabbè. Allora, 3-1 Roma. Si va a riposo su questo risultato. Ricci incredulo. Si riparte dall'1-0 per la Roma. Credetemi, sono demoralizzato perché mi aspettavo una partita difficile, ma... cioè, perderla così con queste robe che accadono è veramente pesante. Sappiamo che all'andata abbiamo rischiato veramente una rimonta incredibile. Quindi vorrei crederci, però... mamma mia. Allora, Boucher! Rigore! Nettissimo! Vediamo se arriva anche l'espulsione. E invece è giallo. Mortacci tuoi di chi non te lo dice. Arbitro infame. Mi sto veramente accendendo in questo campionato. È incredibile, questa è espulsione netta. Siamo davanti alla porta. Non abbiamo il nostro talismano Koulibaly. Che disastro. E allora vai Iconè. Iconè lascia fermo Rui Patricio. E allora 3-2. 3-2 Parma. Bene così, meritato direi. Almeno essere sotto di un gol e non di più. Per tutto ciò che è successo finora. Mi stanno facendo incattivire, veramente. Tra l'altro ho battuto malissimo, se posso dire, perché era proprio centrale. Ho avuto, quando ho pensato che non c'era il nostro Koulibaly, che è un talismano per noi, ho avuto i brividi. Vediamo cos'altro succede in questa partita, adesso. Che se ne va Abram, dobbiamo tenere Abram al guinzaglio, palla dentro. Attenzione a Cristante, il gol. E il gol di Cristante, 4-2. Abbiamo una difesa troppo scadente, ragazzi. Troppo scadente. Abbiamo voglia di investire su una punta, ma se poi difendono così è veramente impossibile. Cioè, io ho coperto per quanto potevo l'inserimento di Abram, poi arriva Cristante, Dragusin va a vuoto. Cioè, invece di coprire davanti, gli va addosso e si fa fregare. Dobbiamo anche pensare alle prossime. Attenzione Molina, attenzione Molina al tiro! Che parata che ha fatto lui Patricio! Ordaz fermato, c'è Minanda, vediamo se riesce a tirare Minanda! Che fa Minanda? Ecco, Minanda potremmo chiamarlo Minanna, cioè mia nonna, perché effettivamente ancora gli mancava un soprannome, ma questo mi sembra adeguato, c'è anche assonanza con il cognome. Iconè ancora per Dragusin, attenzione a Dragusin! Che va dritto verso la porta. Non si capisce se sta cercando le coccole di Veretout oppure se sta provando a segnare. E invece finisce qui sul 4-2 per la Roma. Questa è stata una partita veramente che per alcuni versi gli abbiamo regalato noi, per altri versi gli è stata regalata dall'arbitro e da tante altre cose. Ma sta di fatto che la Roma ci batte 4-2. Ragazzi, andiamo a giocare quest'ultima partita di questo episodio contro l'Atalanta. Atalanta che è all'andata ha dato anch'essa tante mazzate e proviamo al solito a fare del nostro meglio. Io mi scuso se mi sto infervorando, però veramente sto vedendo delle robe allucinanti. Ok ragazzi, allora giochiamo con questa formazione qui. Mettiamo Stremer vicino a Dragusin, Valeni a destra perché c'è bisogno di difendere, così come contro la Roma. Koulibaly va a destra e Jimenez, che vedete ancora la sua forma ancora è di questo colore neutro perché si sta riprendendo da un lungo infortunio, ma lo proviamo come mezzala sinistra. Espimas, Boucher, Hamsun. Panchina messa così così, insomma, come stanchezza, ma cerchiamo di fare come sempre del nostro meglio. Eccoci per la 24esima di Serie A Team, Atalanta-Parma. Siamo a Bergamo e il tifo è quello delle grandi occasioni. È caldissimo lo stadio. Pari punti tra l'altro tra Parma e Atalanta, quindi ci giochiamo l'ottava posizione. Siamo a meno 4 invece dalla sesta posizione, dalla sesta piazza.
ma ci dobbiamo guardare dietro perché l'Atalanta è arrivata. L'Atalanta è arrivata e sicuramente ha più qualità di noi, questo lo sappiamo. Abbiamo visto all'andata un Malinowski eccezionale. Vediamo se riusciamo in questa partita di ritorno, in questo secondo scontro contro l'Atalanta di Gasp, a reggere meglio in difesa soprattutto, perché mi ricordo che insomma era stata una partita abbastanza a senso unico, ma noi avevamo fatto qualcosina in fase d'attacco, ma in difesa eravamo stati disastrosi. E allora Koulibaly deve allargare per Valeni, palla dentro per Hamsun, non ci arriva nemmeno Boucher, rischia l'autogol l'Atalanta. Attenzione a Boga che se ne va sulla sinistra, Valeni può metterla dentro. Che occasione per Malinowski sul suo mancino. Dragusin veramente nelle ultime due partite sembra che l'hanno drogato, perché da che giocava bene è diventato una pippa. Probabilmente ha assunto qualche sostanza che gli ha propinato Flebo Boucher, che adesso prende palla, c'è Jiménez. Attenzione a Ricci. Ricci, palla dentro per Koulibaly. Koulibaly! Koulibaly! Nell'angolo! 1-0 Parma. Bene così. Bene così. Bellissimo. Bellissima l'azione. Bellissimo l'inserimento di Koulibaly, che sta giocando mezzala a destra, quindi in un ruolo comunque insolito. Ma ad accendere la luce e a dare le palle filtranti migliori è sempre Samuele Ricci. Questa è bellissima perché Boga era in mezzo a Koulibaly ed Espimas e quindi non sapeva chi dei due prendere. Grande gol, importante fare gol perché sarà difficile non prenderne oggi, quindi era importante sbloccarsi subito. 1-0 Parma. Jiménez, passaggio lento ma a destinazione per Boucher. Attenzione a Boucher che si vuole involare. Boucher davanti alla porta. Boucher si allunga fuori. Cosa ha sbagliato Flebo? Ah, vedete, pure F. Boucher, quindi è perfetto Flebo Boucher. Cosa ha sbagliato? Cop Miners, grande controllo a seguire. Adesso attenzione alla palla per Zapata. Attenzione alla palla per Zapata, il pallonetto. Fortunatamente Ivarov rimane fermo. Ruskin fermato. E finisce il primo tempo sul punteggio di 1-0 per il Parma, inaspettato. Abbiamo rischiato veramente tanto in alcune occasioni, però stiamo giocando molto bene tecnicamente e in attacco soprattutto, quindi cerchiamo di tenere fino all'ultimo. Si riparte dall'1-0 Parma. Vediamo quanto effettivamente il Parma ne ha per tenere dietro. Attenzione alla palla lunga. Attenzione alla palla lunga per Malinowski. Attenzione a non farlo girare. Adesso c'è Zapata. Valeni chiude solo per un attimo. Vediamo se riesce a spazzare il Parma. C'è il fallo su Ruskin che rimane a terra. Sembrava un intervento molto leggero, ma evidentemente Ruskin ne ha risentito parecchio ed esce addirittura in barella. C'è Ricci, adesso pressing ultra offensivo da parte dell'Atalanta. Palla dentro per Macco. Macco che però viene recuperato. Attenzione, perché c'è Ricci che si può girare. Ricci, Samuele Ricci, forse la chiude lui. Il piazzato, ma che partita ha fatto Ricci, che partita ha fatto il nostro centrocampo. Samuele Ricci, il nostro talento di 21 anni, prende palla al limite dell'area. L'avevamo detto che ha giocato tutta una partita a cercare spazi in avanti, a creare spazi per i compagni, e stavolta si è messo in proprio dal limite dell'area, piazzato perfetto all'angolino alla sinistra del portiere. E allora 2-0 Parma, e adesso il vantaggio potrebbe essere sufficiente. Malinowski va fino in fondo. Malinowski, attenzione a Malinowski. Dragusin salva. Nessuno l'aveva preso Malinowski, che era arrivato fino in porta. Che dobbiamo fare, arbitro? Fermato da Macco. Finisce qui. 2-0 Parma in casa dell'Atalanta. Vittoria pesantissima, pesantissima, segnata dai nostri due centrocampisti migliori, ovvero Koulibaly e Ricci, ma soprattutto Ricci ha fatto una partita incredibile con gol e assist. Ragazzi, noi ci salutiamo. Vi faccio vedere prima la classifica che ci ha portato al settimo posto. Siamo sempre a meno 4 dal sesto, che in questo momento è occupato dal Napoli. Napoli che a inizio campionato era capolista e ha perso tantissimi punti.
Quindi in questo momento siamo a meno 4 dal sesto posto. La Samp è stata superata, l'Atalanta l'abbiamo staccata di 3 punti, ma insomma non è un vantaggio sicuramente troppo rassicurante, però ce la stiamo giocando fino all'ultimo. Questa, diciamo, sono state un filotto di 3 partite comunque positivo per noi, e quindi vedremo il prossimo, in cui comunque abbiamo l'Inter, abbiamo il Torino, abbiamo partite veramente difficili. Io come sempre invito a farmi sapere in un commento cosa ne pensate voi, così da poterne parlare insieme. Lasciate un grande like per il nostro Parma ed iscrivetevi al canale per supportare la serie. Fatemi sapere in un commento cosa appunto ne pensate del fatto di portare 2 episodi a settimana, o se preferite un solo episodio a settimana, come sempre, la domenica mattina. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti, ragazzi. Ciao!